tragedia questa mattina in Via Tevere, nel centro cittadino di Pontecagnano Faiano. Anna Borsa, una ragazza di 30 anni del posto, è stata ammazzata all'interno dell'attività per la quale lavorava. A spalarle l'ex fidanzato che si sarebbe introdotto all'interno dell'esercizio facendo partire alcuni colpi di pistola prima di fuggire. Anche un'altra persona è stata colpita da uno sparo di striscio e risulta ferita in maniera non grave. L'uomo, Alfredo Erra, classe 1982, è stato arrestato dalla polizia stradale di Eboli poche ore dopo nei pressi dell'uscita autostradale di San Mango Piemonte sull'autostrada A2. Sul luogo dell'accaduto i carabinieri della La compagnia di battipaglia ed il PM di turno che ha disposto l'autopsia sulla salma della giovane vittima. Ho preso il telefono per chiamare i carabinieri e sono uscita fuori perché non c'era Paola Campione, sì. Senti, ma lui aveva cercato di farlo Io sì, ho detto esci fuori e lui ha detto no, ma io gli devo dire solo una cosa. Ho detto vabbè. Un trolley blu, lui vestito tutto nero con la tuta nera, giubbino nero, scarpe nere da ginnastica. Io sì, eppure lei Anna ha detto Alfredo esci fuori, che dopo vengo io fuori. E lui ha detto no, ma io ti devo dire solo una cosa. Veniva qui nel. No, già erano due, tre volte, però lui è stato sempre calmo, non è stato come stamattina, ma pure stamattina lui ha detto che non aveva niente addosso. Non gridava, parlava in No, maniera calma. sì, calmo, calmo stava, senza fare questioni e fare niente, no. Che Aveva paura. Anna sì. Ma non da oggi aveva paura. No, già da mesi, infatti io avevo detto già Anna, vedi un po' che devi fare, però purtroppo Questa poi relazione era finita già da da tempo. luglio, sì, 8 mesi, da luglio, E sì. lui non aveva mai accettato questa separazione. No, lui mai aveva accettato perché lui era convinto che era solo la sua e Ecco, ci basta. racconta. Aggiungere sul posto anche il parroco della Chiesa Immacolata, Don Antonio Pisani, che ha provato a confortare i familiari di Anna distrutti da tale tragedia. Sono momenti molto difficili perché è incomprensibile l'atto. Anna era una ragazza semplice, buona, e a noi spetta solo oggi la preghiera, l'unica cosa che abbiamo in possesso, né tanto più il rancore né l'odio, ma solo la preghiera, affidarla la misericordia di Dio perché meritava tutto questo, Anna, solo tenerezza da parte di ciascuno di noi. Cosa ha detto alla famiglia? Quali sono le parole che si possono dire in un momento del genere a un padre, una madre che hanno perso una figlia in questo modo? Penso che il silenzio sia la lezione più profonda, è solo lo sguardo, solo la tenerezza del cuore. Può comprendere il dramma di una mamma, di un papà che vivono questa tragedia. A commentare l'accaduto anche il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. Una storia bruttissima, una pagina bruttissima che coinvolge una comunità che ha sempre, diciamo, fatto della solidarietà un punto di forza. Quindi oggi la città piange una donna, una ragazza che purtroppo è stata vittima di femminicidio. E mai come in questo momento questo tema diventa così forte, così attuale. L'amministrazione comunale si sta impegnando già da diverso tempo rispetto a queste questioni, a queste tematiche. E certamente la notizia di oggi ci sconvolge tutti. In una condizione di così grande sofferenza per la città, nessuno si sogna di poter festeggiare il carnevale, abbiamo annullato tutti gli eventi, faremo sicuramente, ci costituiremo come anche nel giudizio, quindi come parte civile, ci sarà il lutto cittadino. È una situazione, ripeto, che ci sconvolge e ci fa star male.
Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo discusso di due beni importanti sequestrati alla Camorra. Sicuramente l'intero consiglio comunale all'unanimità deciderà di destinare, come già si era un po' immaginato, uno di questi punti come un centro antiviolenza per le donne. Quindi sicuramente, al di là degli aspetti formali, al di là delle dichiarazioni, è compito di un'amministrazione comunale quello di fare fatti, quindi di dare segnali concreti.